questo punto di vista parlano da solo le esperienze dei ministri che si sono susseguiti, del nuovo ministro Giuli, il suo passato di militanza neofascista parla chiaro, ma non si tratta solo di ripalcare il passato, ma basta guardare le azioni concrete di questo governo che non sono sicuramente a favore della popolazione, basti pensare anche al G7 della cultura in cui i ministri dei 7 paesi più ricchi del mondo sono chiusi lì dentro, hanno blindato la città per decidere soltanto come svendere il nostro patrimonio artistico-culturale. Le persone provenienti da altri paesi, che sono a tutti gli effetti un arricchimento culturale, sono invece demonizzate e cancellate dalla sedicente cultura italiana. Anzi al G7 che ci sta spingendo tra le braccia del terzo conflitto della guerra, che non a caso è la prima volta che si tengono le riunioni ministeriali del G7 dei ministeri della difesa. Un atto grave perché racconta un precedente, ovvero quello di un occidente globale, quello di potenze globali in evidente declino, che ci stanno spingendo verso un terzo conflitto mondiale, utilizzando strumentalmente il genocidio del popolo palestinese, utilizzando strumentalmente il fragore dei cannoni in tutto il mondo. La cornice di oggi serve a dire questo. Ci vediamo in piazza il 19 ottobre alle 10 per contrastare, per fermare i signori della guerra.